Coi Metaerion, anche il peso del silenzio può essere immenso. Antigone di Sofocle, verso 1256. Cippi bianchi, tutti uguali, con la data uguale. Pioveva fuori e dentro di me. Dolore, frecce, aghi dal cielo centrano il mio cuore. Maniabili conficcano stiletti sottili fino in fondo. Strazio di carne, scoppio e frastuono di emozioni nel silenzio irreale. Inebetito mi aggiro cercando conforto. Un mandorlo fiorito, cresciuto con lacrime, mi tende la mano. Non potrò mai dimenticarlo. Hypnos kai Thanatos. Il sonno è della morte fratello. Ora i bambini dormono nel letto del Saint Creek. Fabrizio De André, Saint Creek. Dormivano dopo una giornata di duro lavoro. Il sole caldo dorava le foglie con bagliori d'estate. Poi l'inverno, tutto ad un tratto. L'autunno scavalcato da un'onda di morte. Riposavano i bambini sorridenti. Come in un gioco hanno cambiato il letto con l'amico di tutti, il Piave. Per sempre. Dormono ancora. La mia vaiontite ha radici lontane. Nasce nel 2009, probabilmente. Nel momento in cui ho visto il film di Martinelli, Vaillant, La diga del disonore. Solo che poi, come spesso accade nella vita, pensi ad altro, sei occupato con altre cose e un po' questo seme lo metti da parte. Solo che qualche anno dopo, nel settembre del 2012, la cosa è rinata. Ho rivisto il film, ho visto L'orazione civile di Paolini e tanti altri documentari e in quel momento è nata la mia vaiontite e ho sentito che anch'io ero un chiamato. Allora ho cominciato a scrivere dei versi e tutti avevano come leitmotiv appunto la strage del Vaillant. Non riesco a chiamarla in un altro modo. E allora il mio libro Acqua è nato praticamente da una idea, da un film, da una suggestione, da un'emozione che avevo dentro di me. E così ho composto dei poemi, ma purtroppo mentre componevo i temi dedicati al Vaillant, ho scritto anche due poemi dedicati allo tsunami Cleopatra che ha colpito la Sardegna, la mia terra, lasciando purtroppo alcune vittime. E un'altra dedicata alle stragi compiute dall'acqua stuzzicata dall'uomo che invade i letti del fiume o costruisce dove non dovrebbe farlo. Allora ho capito che da sardo queste poesie le avrei dovute mettere e allora non aveva senso un libro dal titolo Vaillant, e già che l'acqua era il trait d'union di tutti questi poemi ho voluto intitolarlo così. Acqua senza C, come in latino, acqua. Perché volevo che la U maiuscola del latino, che corrisponde a una V, richiamasse anche la forma di una diga e il nome Vaillant, l'inizio della parola. Il sottotitolo Non ci sarà la morte è tratto da una frase dell'Apocalisse di Giovanni in cui si dice: e non ci sarà più lutto né dolore e non ci sarà la morte, perché tutte le cose sono state superate. Dopodiché aggiunge: a chi avrà sete darò gratuitamente l'acqua della vita. E quindi volevo che nel luogo in cui l'acqua ha seminato morte, lì è rinata la vita. E anche la foto è allusiva, già che
in questa bellissima foto di Bepi Zanfront, scattata nella spianata di Longarone il giorno dopo, ci sono soltanto delle impronte, sono le impronte degli alpini, dei soccorritori, e volevo che in mezzo a questo fango, a questi detriti, a queste pietre, ci fosse, anche se non suggerita dalla presenza umana, una presenza di una nuova vita. E quindi questo è Acqua, il libro che oggi vi presentiamo. La morte allora verrà quando le moire la fileranno. Callino. Erto allerta, urto ad onda atra, urlo profondo, orto sporto sulle acque, sopporto assorto spirito smorto, smorfie di dolore sul volto, con arto incerto porto mirto e morti, quanto è corto il momento, quanto irto il tormento.